Ma mi spieghi che ci fate a Bali qui a casa di Giulia? Praticamente, all'improvviso così. Francesco Sena mi ha detto: ma se vuoi venire, vieni. Per scherzo. E io sono venuto. E io per scherzo ho detto a Riccardo: io sto andando a Bali a caso. Se vuoi venire, vieni. Per scherzo. Ed eccolo qua. Ciao. Dopo i video di pesca in apnea in Indonesia che avete già visto sul mio canale YouTube, a casa di Giulia sono arrivati anche Yaki e Riccardo Zanetti. Riccardo non lo conoscevo, ha anche lui un canale YouTube e parla di finanza personale, una tematica che mi ha subito affascinato. Insieme abbiamo girato in un sacco di posti fighissimi che vedrete in questo video, ma subito però ne ho approfittato per fare un po' di domande a Riccardo proprio su questo argomento che lui tratta e che io ignoro quasi del tutto. La cosa che è figa è che tu hai sdoganato un po' questo tabù dei soldi, no? E nei tuoi video dici quanti soldi hai, quanto guadagni, quanto spendi, è figa sta cosa. È l'obiettivo del mio canale, grazie. Quindi sdoganare questo tabù di non farla come una cosa privata, perché comunque chiedere a una persona quanti soldi guadagni è una domanda un po' scomoda, no? Invece per te no. Per me no, ma il discorso è che se fatto nel modo giusto, senza arroganza, è anche una cosa interessantissima e stimata. Cioè, io ho più vantaggi piuttosto che svantaggi a far vedere quello che guadagno, quanti soldi ho nel ovunque. E io spero che questo possa anche essere utile alle persone, perché quello che faccio nel mio canale è far vedere cosa poi faccio con i miei soldi. Fighissimo. E l'obiettivo è condividere poi errori o successi che ho, proprio perché in Italia purtroppo la finanza personale è un tema per nulla insegnato e soprattutto è un tema abbastanza piccante. Ora sì che ho tutto, fratello. Oh sì, il Leatherman, è sempre il Leatherman. Bello! No, io ti sto invidiando tantissimo. Bellissimo. Il multitool. Il Leatherman. Niente, ce ne dobbiamo ritornare da dove siamo venuti, perché qui non è buono per pescare. L'acqua è color latte. Quindi ci si ritorna. Come che si suol dire? Acqua color latte, vai al ristorante. E infatti, perché stiamo andando. Che pioggia! Madonna! Alla fine abbiamo cambiato programma, che lì non era bello, poi è iniziato a piovere, abbiamo magnato e stiamo programmando la giornata di pesca di domani. Siamo a Isla Penida, tra Lombok e Bali, e ci stiamo per calare. Quando andiamo in Gallipoli è tutto molto più tranquillo. Qua c'è l'acqua che ti spinge di qua, ti spinge di là. Quindi dobbiamo sbloccare la skills, no, della ragazzi, compensazione. È una skills, una volta che la sblocchi vai. È fastidioso, porca boia. 4 metri e poi mi esplodono le orecchie. E quindi torno su. Se magna. Bianco. Coppia vincente ai fornelli. Io faccio niente, Lore fa tutto. Adesso facciamo le smash puppette. Hai fatto tutto tu con le tue manine, dalla pasta all'impasto per la pizza di domani. Io gli ho dato supporto morale. Le polpette. Senza il mio supporto morale non avrebbe fatto nulla. Apri bene. Ok. Tu adesso qua sei dentro una libreria a caso che era rimasta aperta. Che sia iPhone, Samsung, ormai qualsiasi roba, cioè il livello è assurdo. Cioè queste cose una volta si facevano con migliaia di euro di fotocamere, obiettivi, cose. Questa potenza in un coso che ci sta in tasca, incredibile. Ok,
quando ho iniziato a guadagnare i primi soldini, ho iniziato anche a chiedermi cosa farne di questi soldini. Tutti i video che ho visto su YouTube erano in inglese, quindi per me era quasi normale condividere quanto, certo, quanto guadagnavo e quanto facevo, proprio perché magari la cultura americana molto più capitalistica e molto più all'acqua di rose quando si parla di denaro è così. E quindi ho detto, sai cosa, io condivido questa cosa in Italia, in italiano, in modo semplice, perché non sono un consulente finanziario, ed è piaciuta e funzionata, quindi non c'è stato un qualcosa che mi ha sbloccato, è proprio l'educazione, quando ho cercato questo tipo di educazione era così, quindi per me era normale, capito? Poi però ho scoperto che non lo era, e per carità ho fatto errori e ho preso anche commenti positivi, negativi più o meno, però è stato così. No, è interessante che secondo me tu comunque hai un buon rapporto con i soldi, indipendentemente se li guadagni, se non li guadagni. Secondo me il discorso soldi, non bisogna avere un rapporto con i soldi, con il tuo martello hai un rapporto, no, è uno strumento il denaro, e noi dobbiamo imparare ad utilizzarlo al meglio. È un discorso di lo uso come un oggetto che mi può dare delle agevolazioni o meno, fine. Giusto. Oggi stiamo andando a vedere i templi. Stiamo comprando i biglietti per entrare nel tempio. Pinocchio, ci abbiamo cambiato macchina, Pinocchio, dai cavallo. Approvo. Chi sta studiando su Google tutta la cultura indonesiana, perché ma deve fare il video, deve raccontare tutti i templi che vede, tutte le spiegazioni. Studia sempre questo ragazzo, non fa mai un giorno di vacanza. Uova deposte da Vinata, che dovrebbe essere tipo uno dei principali dei dell'induismo. Quindi nasce dalle uova come uccello e crea tutti gli uccelli del cosmo. Ci hanno dato un pareo viola. Tutto sotto controllo. Si è fottuto una penna. Non si mangia quello. Non si mangia la penna. Ho tolto le chiavi dal motorino, sennò le scimmie si fottono. Righi, sai perché le noci di cocco le mettono nella gabbia? Perché sennò scappano. Oddio. Da un lato sono curioso. No, io sto dietro. E noi ci prego, vada. Ciao. Che si pieno di scimmie, oh. Ma anch'io ho il pollice opponibile, credo. Perché non ci bastava correre stamattina. Siccome grazie, siccome Fra ha il suo allenamento, gli facciamo compagnia. È un grande dono per me. Non valgo un cazzo. Hai pescato tu queste tagliatelle? Sì, la canna è tritata, l'ho presa a 30 metri. Quindi questo è l'intro. Sì, quando fessi robe, poi quando ci pensi male. Non ti senti mai in pericolo di vita? No, grazie. Non mi sono mai sentito in pericolo di vita. Quando fanno le piogge equatoriali sono serie, eh. Finisce malissimo. Perché? Siamo sbilanciati sul posteriore. Andando a surfare. Giulia, mi stai portando a surfare? Sì, ti sto portando a surfare, la tua prima volta. No, è la prima volta, e però allora? Sono un po' impacciato. Meno male che non mi posso portare la GoPro, quindi nessuno vedrà. Commento a caldo. È uno sport tranquillo in cui sei in armonia con la natura. Sono tagliato un piede, ginocchio, non mi sento più le spalle. Io. Però bello. Cioè, questa cosa è sbagliato che ti piaccia una roba del genere. Però è bellissimo. Mi ha fatto una foto con questa. È venuta super. Super Polaroid, ragazzi. Grande con la Polaroid. Sì. Bellissimo. Mega fiera. Di solito vengono malissimo, invece è stata benissimo. Ti volevo toccare. Vabbè, basi. Ma è uno strumento il denaro. E noi dobbiamo imparare ad utilizzarlo al meglio. Lo uso come un oggetto che mi può dare delle agevolazioni o meno. Per te quanto è importante questo oggetto per chiudere? Nel mondo attuale, basato sul denaro, è uno strumento predominante e che prima o poi tutti dobbiamo imparare a gestire. E quindi è uno strumento che prima lo si impara a gestire, meglio è. Poi, per carità, i soldi fanno la felicità? No, quello è tutto un altro argomento. Sì, c'è una retta proporzionale dove per iniziare a stare bene, a sopravvivere, bisogna avere soldi, ma poi quella retta, se si vanno a vedere gli studi, per esempio in Italia, a 85.000 euro guadagnati annualmente, non sono più i soldi che fanno la felicità, perché bene o male con 85.000 euro lordi
tutti riescono a vivere una vita felice. Per dirti, io l'anno dove ho guadagnato più soldi è stato il 2021, ma è anche stato uno degli anni dove me la sono vissuta peggio. Quindi la riflessione era felicità guadagno. Poi se guadagni di più non sei più felice, dipende, perché potrei essere più felice, ma non, lo strumento denaro non è predeterminante a quello. Arrivato lì, quello che devi fare è sì ambizioni, sì denaro, ma anche ricerca della felicità. Cioè sono due cose parallele, poi. Interessante. Non so se mi sono espresso bene. Sì, si è espresso perfettamente. Ti voglio dire che mi ha fatto molto piacere conoscerti e sicuramente mi ha stimolato anche nel mio piccolo a lavorare su questo tabù dei soldi, perché anche per me insomma lo è stato, lo è ancora. E quindi è molto interessante quello che fai. Cazzo, quando vuoi. Finissimo. Quando vuoi, qualsiasi cosa, sul serio. Sei un grande, Ricky. Puzzo come una merda. Tante belle cose. Dai, vabbè, madonna, ma ci vediamo, cazzo. Ciao, ci vediamo presto. Wow. Adesso sblocco.